Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni, come periodicamente. Un'ora intensa di intervista al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che negli studi di Rete 8 ha partecipato ieri alla trasmissione I fatti e le opinioni del nostro direttore Carmine Perantuono, rispondendo alle domande del direttore del centro Piero Anchino. Marsiglio si racconta a 360 gradi, affrontando diversi argomenti di rilievo, dalla politica più stretta sulla sua ricandidatura alla nuova legge elettorale, dalla stima per l'ex commissario alla ricostruzione Legnini, passando per il processo e la tragedia di Rigopiano, il futuro della sanità abruzzese con i nuovi ospedali, il caro bollette, e non si è tirato indietro alle domande dei due direttori. Lei solo tre giorni fa, qualche giorno fa, aveva detto che non ci sarebbe stato alcun rimpasto, una parola che le provoca un po' di orticaria, diciamo così, annunciando il cambio in giunta, tutto interno a Fratelli d'Italia e con le stesse deleghe, bilancio e personale in primis, tra il senatore Liris e Quagliere. Ma il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha rilasciato alcune dichiarazioni, diciamo che Forza Italia forse sta alzando il tiro, non accontentandosi più di un semplice consigliere, ma puntando direttamente alla poltrona del sottosegretario, forse anche a un assessorato, diciamo così. Non pensa che tutto ciò possa condizionare questa lunga campagna elettorale, visto che si voterà nel 2024? E poi le faccio anche un'altra domanda: non ritiene fuori luogo, da un punto di vista prettamente istituzionale, che un presidente del Consiglio faccia simili valutazioni? Avevo spiegato in lungo e largo che non c'era nessuna esigenza di rimpasto, che, come dice lei, al solo termine fa venire l'orticaria. Abbiamo fatto una normale sostituzione perché c'è stato un evento positivo, non negativo, cioè un assessore è stato premiato dagli elettori e dal nostro partito e dalla nostra coalizione. Oggi Guido Liris fa il senatore, al suo posto è subentrato Mario Quaglieri prende il suo posto, è un normale avvicendamento, una normale sostituzione, dando continuità e garantendo anzi in questo momento la massima accelerazione possibile nell'azione della Giunta, perché ci sono tante cose da fare, c'è anche una grande opportunità che stiamo già cogliendo con i primi passi del nuovo governo, quando qualcuno avrà la cortesia di formalizzarmi nelle sedi opportune, nella maniera dovuta, le proposte le valuteremo e le valuterò come le ho valutate tutte, riservandomi sempre la libertà e il dovere di indicare però poi la soluzione migliore per tutto l'Abruzzo, per l'intera coalizione. È un modo elegante per dire non se ne parla. Ma intanto devo capire quale sarebbe la proposta, perché al momento non è chiara, quindi di che si tratta, quale idea mi viene sottoposta, quindi io a priori non escludo mai nulla. Però francamente penso che adesso gli abruzzesi abbiano bisogno di sapere che cosa facciamo, cosa abbiamo messo in campo, quali programmi si stanno sviluppando. Marsiglio ribadisce la sua ricandidatura nel 2024, sostenendo che l'intera coalizione è con lui e smentendo voci di qualche mal di pancia di troppo. Tutti si sono da tempo pronunciati a favore di questa ricandidatura e stanno tutti lavorando per raggiungere questo obiettivo storico, che non è soltanto una soddisfazione personale, dice vinci, se sei il primo che vince per due volte di seguito e che fa il doppio mandato in Abruzzo. È l'occasione storica, è per dare continuità a un'azione di governo.